Partiamo dallo stadio Gebis di Bergamo, Atalanta Sassuolo. Due grandi mister, Soncini il Cobra contro Federico Guidi. Il Sassuolo si schiera con un 4-3-3 quest'oggi, con la difesa con Tolian, sempre titolare, Rogerio a sinistra, centrocampo Traoré, Obiang, Locatelli, classico, e davanti Boga, Berardi a destra e prima punta fuori Ciccio Caputo, dentro De Frel. A te Atalanta! L'Atalanta con un 4-3-2-1 a centrocampo Freuler, Derone, Pasalic e poi davanti il tridente Ilicic, Gomez e Luis Muriel, fuori Zapata. Occhio al Papu Gomez, inizia la partita e l'Atalanta in possesso di palla. Va Jim City per Deron. Un Atalanta che ha perso un'occasione importante contro il Napoli, vinceva 2-0 per fare bottino pieno. E un Atalanta però alla fine comunque se l'è difesa, perché Napoli attaccava molto. Attenzione Tolian, sappiamo quanto crede in lui Federico Guidi. Purtroppo ogni tanto si fa ammonire e questo può provocare dei danni per il Sassuolo. Bravo Muriel! Solo davanti alla Muriel! Porta! Sì, consigli! Mette in rimessa di calcio d'angolo. E viene battuto a Gomez. Papu la mette in mezzo, Freuler, non è proprio più alto dell'Atalanta. Boga, mette il turbo! Cosa vai, fa Boga? Ilicic? Vai, Boga! Cosa ci fa Ilicic lì? Sì, Boghi, Boga, Bughi, Buga! Oh. Sbagliato. Ilicic è andato a fare il terzino. E palla però per lui, occhio che... Ancora Ilicic, Jim City... Freuler si gira, la passa indietro a Ilicic. Lento Ilicic in questo passaggio, perde un tempo di gioco e l'Atalanta ora riprova con quanti passaggi di prima. Adesso Pasalic per Freuler. Pasalic controlla ancora un po'. Io aspetto sempre quel Pasalic delle amichevoli pre-Champions. Dell'amichevole, veramente assurda. Mamma mia, che partite di Pasalic. Ora Gomez. Ancora il Papu. Che giocata. Muriel! No! Consigli no, c'è! Lui. Consigli c'è. Portiere ex di turno, consigli, che ci tiene a fare molto bene oggi. Siamo già al nono minuto di gioco. Gomez. Lontana Ferrari. Palomino. Va a recuperare il pallone. La passa Deron per Freuler e siamo già al secondo tempo. Abbiamo resistito noi del Sassuolo, un bel pareggio oggi sarebbe importante in un terreno difficile come quello dello stadio Gevis di Bergamo. L'Atalanta invece andrebbe molto male, attenzione, Ilicic fuori. Si butta lo stesso consigli, ma aveva già battezzato fuori questa palla Berardi, prova a imitare proprio Ilicic, lo mette per Traoré, la traversa alta. Secondo me l'Atalanta andrebbe molto male questo pareggio, perché già dopo pareggio contro il Napoli, l'Atalanta ha bisogno di fare punti per avere la sicurezza di rimanere in Champions. Attenzione Traoré, hai ragione, Obiang, però il Sassuolo preme, questo cambio tattico del secondo tempo di Mister Guidi potrebbe portare i suoi frutti. Tolian, che stranamente non è ancora ammonito al 58esimo, palla per Obiang, ancora Locatelli, insiste molto. Non è ancora entrato Raslin nel Sassuolo. E c'è il pericolo Raslin, attenzione, occhio. Boghi, Buga, no, che succede? No, chiudilo. Berardi, Tolian! No. Okay. Non è il tiro, la caratteristica. Gosens lo ferma. Principale di Tolian, va a battere il corner Mimo Berardi, che la mette in mezzo. Jim City, ancora molto bene, il Papu Gomez, riparte il Papu Gomez. Fa tutto il campo. Non sa cosa fare Rogerio, attenzione. Con la sua velocità, c'è Gomez. Boga. Bravissimo, il capitano Magnanelli. Che bello! Sportiello. Sportiello in porta, attenzione, schierato a sorpresa. Non è piaciuto Gollini. Forse voleva fare un nuovo, dare un'occasione anche a Sportiello, che comunque, sempre ha fatto bene. Tante scelte strane, fuori Zapata, fuori Gollini, fuori Caputo. Beh, per Zapata non sta rendendo benissimo in... Beh, però comunque è un giocatore forte per l'Atalanta. Ma c'è Muriel, fuori anche Caputo nel Sassuolo. Adesso è entrato. Anche Caputo non ha fatto bene nelle ultime partite. Ha fatto gol contro l'Inter. Occhio, eccolo qui Zapata! Si è fatto subito vedere male. Atteber va a recuperare il pallone. 66esimo Deron. Deron si gira, la passa Jim City. Niente da fare, 70esimo Sportiello per Palomins. Ancora indietro per Sportiello, non presta Sassuolo. E adesso l'Atalanta con calma gestisce il possesso. Ci sono tanti cambi tattici minori, uno dopo l'altro, da parte occhio dei due Muriel. Mister. No, Muriel. Se avesse cercato un po' più il primo palo, forse sarebbe stato gol, ma consigli c'è. E al 70esimo difende la porta del Nero Verdi. Nero Verdi, Nero Verdi.
Scusate questo momento che mi ricorda l'inno dei giocatori del Sassuolo e della squadra di Guidi che resiste al 72esimo. Papu, palla e mezzo, Palomino, non arriva di testa. Bugo, Buga, lancia per Berardi Mimmo che va via. Vai, sulla destra. Vai, aspetta l'inserimento, no! Di Ciccio Caputo. Che sportiello sicuro in questa parata. Non sta facendo nulla per giustificare. San Giorno 92esimo, ultima azione probabilmente. Ultima azione, attenzione, dai chiudiamo, Muriel. Dai restiamo. Spostato a destra, no, Muriel. No. Meno male. Ancora dobbiamo lì, resistere. Tutti su, vai, mettila. Bravo Boga, mi è piaciuta questa partita di sacrificio di Boga. Muriel sbaglia. Rogerio, anche già munito, però non importa in questo momento, non dobbiamo fare stupidaggini. Locatelli di tacco, Rogerio, Boga, siamo al 93esimo. Forse c'è questa occasione di Traoré, è un giocatore che è fortissimo in Football Manager, no. Finisce qua. È un ottimo pareggio per il Sassuolo. Andiamo a vedere velocissimamente le statistiche della partita. Sassuolo 12 tiri a 13. Ha giocato bene il Sassuolo. Si è comportato addirittura 57% di possesso palla. Bravo mister Guidi. È riuscito a imbrigliare le tattiche del mister Cobra Soncin. Vai con le pagelle dell'Atalanta. Il migliore in campo qui è Mario Pasalic. L'avevi proprio detto. Ci voleva. Vabbè, 7,6. Finalmente 7,6 ha dato tanto. Poi bene anche Jim City in difesa con il suo 7, bene se l'è cavata anche bene Sportiello in porta, sono entrati male Zapata e Toloi veramente. Male invece il Sassuolo, bene direi, la difesa quasi tutta ammonita, stranamente non Tollian, e il migliore di tutti è Filippo Romagna, anche se non abbiamo visto, ha chiuso ogni varco per l'Atalanta. Ciccio Caputo è entrato in campo con un 6,6, uguale a Gregory De Frel, il suo... diciamo competitor per il ruolo di centravanti del Sassuolo. Non bene né uno né l'altro, serviva un gol, ma sono bastate le parate di Consigli e l'ottima prova dei centrali difensivi Romagna e Ferrari. Dallo stadio Gevis di Bergamo è tutto. Atalanta 0 Sassuolo 0. Ciao a tutti. Ciao a tutti.